Va ora in onda l'intervista, un programma ideato e condotto da Giovanni Certomà. In libreria l'ultimo lavoro di Antonella Jaschi, un romanzo, Anguane. Antonella, tu che viaggi tra la narrativa, la lirica e non disdegni neanche l'arte, hai dato alle stampe questo nuovo romanzo che insomma ha dietro un po' di anni di lavoro, Anguane. Anguane, sì. Cosa c'entrano con l'acqua? No, le anguane sono creature fantastiche, sono creature d'acqua. Cosa c'entrano col mare, forse? Il mare è stato il luogo del libro, il luogo dove ho scritto il libro, proprio qui, vicino a questi scogli, vicino a qua, proprio qua. E le anguane sono creature d'acqua che vivono nelle fonti, ma per me sono soprattutto una scusa, sono state soprattutto una scusa per dare la possibilità a una bambina di crescere, attraversare il Novecento e per collegarla a un'altra bambina diventata poi ragazzina che decidendo di andare a cercare le anguane andrà anche in cerca di lei, di questa bambina friulana, di una maglia friulana che porta il suo nome. Cosa c'è di autobiografico? C'è qualcosa di tuo nelle protagoniste? Perché le protagoniste sono donne. Sì, le protagoniste sono, ci sono anche uomini, ma le protagoniste sono soprattutto donne. Beh, io penso che qualsiasi scrittore metta sempre qualcosa di suo, ogni scrittore mette qualcosa di suo nei personaggi. Poi qualcuno ne beve di più, qualcuno ne beve di meno, ma di autobiografico qualcosa c'è, sia in Giulia, sia nella Norma, che è la nonna, ma soprattutto in un uomo, in Gianni. È un romanzo che attraversa un bel po' di anni di storia. Sì, attraversa quello che il professor Roda, che mi ha fatto la prefazione, che ha scritto la prefazione, ha chiamato il secolo breve. Attraversa il Novecento, inizia con la nascita di questa bambina in una maiga friulana nel 1913 e finisce nel 2017 con questa ragazza che torna in quella maiga per cercare le anguane. E Antonella Jaschi, che ha steso praticamente questo romanzo proprio qua in riva al mare Ionio, ci vuole raccontare i momenti in cui praticamente lo ha realizzato? I momenti in cui al mare non ci sono persone. Io l'ho realizzato in un inverno e mi sono portata in spiaggia gli appunti presi un po' in Maiga, un po' a Parma e niente, si sono messi in fila da soli come tanti pezzetti di puzzle e con la voce del mare di sottofondo come adesso. Che è un fil rouge, no? Eh sì, è un fil rouge. Un bellissimo fil rouge, dove comunque l'acqua c'è sempre, perché le anguane non sono creature del mare, però sono creature d'acqua, e che sia la fonte delle anguane, cioè la fonte di buia della maiga Fossa di Sarrone, che sia la Parma, che è il fiume, il torrente che attraversa la città dove sono nata, o questo meraviglioso Ionio, sempre acqua. Se dovessi utilizzare una immagine, una figura retorica per rappresentare questo tuo romanzo. Una figura. Le anguane sono donne, quindi penso che la figura della copertina sia la figura adatta. Le anguane nella realtà fantastica di chi
le raccontava, erano donne con i piedi di capra girati all'indietro, perché così potevano scappare senza che nessuno riuscisse a seguirle, però erano donne bellissime che incantavano i propri compagni ed erano anche madri affettuose. Quando scappavano da casa, perché se si sposavano con un umano c'erano delle clausole, e se questo umano non le rispettava loro se ne andavano, loro comunque tornavano di notte per accudire i bambini. E questo è Anguane, l'ultimo romanzo di Antonella Jaschi, Ludo Edizioni. Avete ascoltato L'Intervista, un programma ideato e condotto da Giovanni Certomà.